Allora, siamo qui con Nando Paone, a cui faremo una breve intervista che andrà su sescop.it. Allora, ti posso dare del tu, Nando? Ci mancherebbe altro. Ok. Diciamo, dopo tanti anni di esperienza da teatro e cinema, ricordi qual è la cosa che ti ha spinto a fare il tuo lavoro? Ma io credo, sostengo che fare l'attore sia una vocazione, un po' come i preti, come tutto ciò che è passione. E io lo dico perché lo dicono tutti, ma è la verità, io proprio fin da bambino veramente, io appartengo a una famiglia modesta, diciamo povera, quindi non si aveva la possibilità di andare a teatro, io non sapevo neanche che esistesse il teatro, però con i primi anni di televisione, io avevo 6 o 7 anni quando in casa mia apparve la prima televisione, il CGE, quello grande, e c'erano i famosi sceneggiati con i grandissimi attori, e io ero, magari capivo poco del contenuto che veniva raccontato, ma ero letteralmente incantato da quel modo. E poi pian piano mi sono avvicinato al teatro perché ho sempre avuto la passione della scenografia, e quindi ho cominciato a vedere, siccome ho fatto la scuola d'arte, amo anche dipingere, e quindi mi sono avvicinato al teatro sempre con la voglia di recitare, ma non avendo una formazione, per avvicinarmi ho cominciato a vederla dietro le quinte, dal punto di vista della scenografia. E poi lì, pian piano, insomma, ho conosciuto delle persone che mi hanno introdotto, eccetera, eccetera. Però diciamo che è nata proprio con me la voglia di fare l'attore. Ho capito. Faccio un'altra domanda. In che modo credi che l'arte, intesa come cinema, teatro, musica, possa aiutarci a stare meglio? Beh, il teatro, lo dicono tutti, è terapia. Teatro, televisione, cinema sono varie espressioni della recitazione che si ramifica dal teatro, perché chi è formato teatralmente ha un buon impatto anche con la macchina da presa o con la telecamera e non viceversa. Oggi soprattutto ci sono molti personaggi che nascono attraverso la televisione o attraverso il cinema, ma a teatro sono inguardabili e insentibili perché non hanno un'impostazione vocale, perché non hanno un'espressività matura, cioè non l'hanno maturata con lo studio, insomma. E quindi, essendo il teatro terapia, sicuramente aiuta a stare meglio. Io e Certi Sommella abbiamo da 11, quasi 12 anni, un laboratorio per la formazione teatrale di giovani attori, e non abbiamo circa 35 iscritti, e non tutti sono determinati a diventare attori. Ci sono anche parte di questi ragazzi che vengono perché vogliono, intanto perché sono appassionati, perché vogliono conoscere il teatro più dal di dentro, ma poi anche per vincere le timidezze, per avere un po' più di sicurezza, e tutto quello che diciamo che riguarda la sfera psicologica di un individuo. Quindi aiuta a stare meglio tantissimo. E poi anche come fruitore, cioè anche come spettatore, aiuta tanto. Quindi non solo il teatro e il cinema e la televisione, non solo per quelli che lo vogliono fare come mestiere, ma soprattutto per quelli che ci guardano, perché seguendo proprio la tradizione primaria del teatro, sappiamo che il teatro nasce con gli antichi greci, con gli antichi romani, dove in una piazza, nella famosa agorà, i greci si mettevano, uno di questi, il filosofo di turno, si metteva sul piedistallo e arringava la folla raccontando le cose, oppure con i riti religiosi, e quindi c'è sempre stato uno che parlava ed altri che ascoltavano, e quindi aiutava ed era aiutato in questo scambio. Come ultima domanda ti chiediamo, oggi che ci troviamo in una società che incentra, diciamo, la vita sui social network, quindi su Facebook, su Twitter, diciamo un modo di condividere le proprie cose, le proprie esperienze virtuale. Tu invece cosa vorresti condividere con gli altri, in che modo? Ma io parlo sempre dal mestiere che faccio, io sono convinto che la condivisione sia una cosa fondamentale per l'esistenza e per l'animo umano, ma quella tangibile, quella che si tocca. Venire a teatro,
Il teatro molto spesso è una parola che spaventa, perché chi non c'è mai stato dice no, per carità, il teatro mi annoio, perché ci sono state generazioni intere di appunto mistificatori, mistificatori, che non sapendo recitare hanno fatto allontanare intere masse dalle sale teatrali, perché è diventato sinonimo di noia, di fastidio il teatro. Invece, ritornando anche al discorso che facevo prima, lo spettatore, anche che non è mai stato a teatro, viene e condivide un'emozione, condivide un problema, condivide una situazione, una storia, diventa tangibile perché viene a teatro, ascolta una storia, si emoziona vuol dire o ridere o piangere, comunque è un'emozione anche la risata, e poi uscendo dalla sala a teatro, a spettacolo finito, condivide realmente, tangibilmente con gli altri spettatori quello che ha visto. Se vado a teatro con la mia fidanzata e vedo uno spettacolo che mi ha colpito, se non altro ne parlo con la mia fidanzata, come andare al cinema, quindi ti è piaciuto il film, bello, ti ricordi quando quello, ha fatto quell'altro? A teatro addirittura non c'è la separazione tra lo spettatore e lo schermo bianco, che è sempre fermo lì, è tutto lì. Passeranno i secoli, ma quel film sarà sempre quello. Invece a teatro lo stesso miracolo si ripete ogni sera, perché c'è pubblico diverso, l'attore è diverso dal giorno prima, intanto ha un giorno in più, è più vecchio di un giorno, e quindi anche le sue cellule si sono trasformate. Quella sera si può inceppare, quella sera può dire meglio una battuta di come l'abbia detta la sera prima, e quindi è un miracolo continuo che si ripete. Questo è il teatro sera per sera, e quindi lo spettatore ha la possibilità di condividere intanto un'emozione collettiva. Se mi trovo in un teatro, come in una sala cinematografica, con 100 persone, 200 persone, 1000, 30, 10, quelle che sono, e alla battuta del comico tutti ridono, in quel momento io ho condiviso con altre 10, 100, 1000 persone quell'emozione. Invece, tramite il social network condividi ben poco, condividi i polpastrelli con te stesso e il tuo occhio che a un certo punto fa i cerchietti e che poi non fa neanche dormire stare tanto tempo davanti al computer, porta l'insonnia. Sono gentilissimo, ti ringraziamo. Grazie a te. E quindi ci alla prossima. Alla prossima, arrivederci.